Andiamo allora adesso a vedere, come dicevo, l'altra guerra, quella di Gaza, ma qui anche la guerra tra Israele e la comunità palestinese all'interno dei territori occupati in Cisgiordania. È il volto di due giovanissime donne a riempire la cronaca di un'ennesima giornata drammatica vissuta nella battaglia parallela nei territori occupati della Cisgiordania. Ayse Noor Eghi aveva 26 anni e stava partecipando a una marcia di protesta contro l'insediamento di colonia Jabal Sabi a sud di Nablus. È stata colpita da un proiettile alla testa. L'esercito israeliano presidiava la zona e dice di aver risposto a un lancio di pietre. L'attivista aveva la doppia nazionalità turco-americana. E da Ankara il presidente Erdogan a protestare contro l'intervento definito barbaro durante una protesta civile, ma anche il segretario di Stato USA Blinken deplora quanto è accaduto e dichiara che quando sarà fatta chiarezza sulla dinamica dell'incidente verranno tratte le conclusioni e conseguenze necessarie. E piangono fuori dall'ospedale di Nablus i familiari di Banam Jad Bakr, una ragazzina di 13 anni. I siti palestinesi raccontano che era affacciata a questa finestra della sua casa a Kariut, nella zona di Nablus, dove alcuni coloni hanno cercato di entrare nel villaggio e avrebbero incendiato i campi delle colline intorno senza che i militari israeliani li fermassero e la ragazzina sarebbe stata colpita da un proiettile vagante. Nei territori occupati sono stati giorni durissimi, un'operazione militare voluta dal ministro della difesa Yoav Gallant, iniziata il 28 agosto e non ancora terminata. Questi i numeri forniti dall'esercito: 36 combattenti uccisi, 46 palestinesi ricercati, arrestati tra Tulkarem, Nablus, Jenin, dove questa moschea, secondo Tzal, era utilizzata come deposito di armi. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha diffuso la lettera inviata oggi per invitare il premier Netanyahu a includere i territori occupati come zona di guerra, ma quando con la sua numerosa famiglia prova a mettere il piede in spiaggia a Tel Aviv, viene accolto con le urla: vattene, vergogna. Mentre nella piazza degli ostaggi il kibbutz Nachal Oz, assaltato il 7 ottobre, accende le candele dello Shabbat. Negoziati in fase di stallo, Hamas ha terminato il macabro rituale della diffusione degli appelli registrati dai 6 ostaggi, poi uccisi a freddo. Il forum dei familiari implora l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Croce Rossa Internazionale: chiedete di poter visitare chi è ancora prigioniero nei tunnel da 336 giorni.